Che c'è? Perché non vai in cucina a prendermi un po' di ravanelli? Vai a prenderli da solo? Un po' di ravanelli? Cosa c'è di strano? Perché non lo lasci in pace? Non fai che punzicchiarlo? Pic, 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 pic! Tieni chiusa quella bocca che sembra una ciabatta! Hai sentito cosa mi hai detto? Come una ciabatta, vero? E ti dico di più, è mio marito e ho il diritto di parlargli come mi pare e piace. Solo perché nella tua famiglia porti te i pantaloni non vuol dire che devi portarli anche nella mia. Oh, li porto io i pantaloni in queste famiglie. Bene, e nella mia li porto io. Stai io, non dare retta, sai? Cosa ti aspettavi ad imparentarti con certe genti? Un momento. Cosa hai da dire sulla mia famiglia? È bene che tu sappia che la mia famiglia vale almeno quanto la tua famiglia. Oh, sì? Sì. Dopotutto la mia famiglia è formata da me e da te. Basta con queste discussioni, andiamo avanti con il pranzo, così vedo la sorpresa. Ah, gliel'hai detto allora, bravo Stelio. Che questo ti serva di lezione? Se io non fossi una vera gentildonna dovrei romperti il naso. Adesso bestia, e anche tu? E tu caccia via quella brutta gaffona! Non sono una gaffona! Smettila! Io non sono una gaffona, vero? No! Portala fuori da casa mia prima che mi prenda un attacco isterico! Non è casa tua! Sì che è casa mia! No! Sì! No, 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 no! Beh, sei un scemo, andiamo a cercare un posto dove si possa mangiare in pace. Sì, è una magnifica idea. Andatevene fuori e rimaneteci e non tornate mai più. Io torno quando voglio. E invece no. E invece sì. Beh, andiamo, andiamo via. Su, cammina. Dove potremo mangiare qualcosa di buono? Andate, spero che vi avvelenino. Non hai cucinato te, grassona? Oh. Ripeto, ignorele. Abita qui la signora Lore? Sì. È il dolce che ho ordinato stamattina. Vuole chiederle se va bene? Lo farò con molto piacere. Il fattorino mi ha detto di chiederti se va bene. Benissimo. Oh.